Però bello, Madonna. Stasera ho provato tante emozioni. Ho provato veramente tante, tante emozioni. Bellissimi DLC. Poi ti prendono a pizzettoni. Anche se io continuo a dirlo, probabilmente per quanto la trama sia molto bella, capisco il perché ha vinto il GOTY e compagnia, continuo a preferire probabilmente la trama dei primi due. Bellissima, anche che si ricollega a tutte le robe, le chicche e compagnia, registicamente incredibile, però diciamo proprio di base, non quando vedi tutto lo sviluppo, però di base preferisco quella del secondo, non tanto per è più bella una e più bella l'altra, ma perché effettivamente sta cominciando a diventare difficile da seguire. Io mi immagino, mo non dico tanto io che appunto mi avete visto stasera che ho fatto tutte le mie cazzo di piccole teorie, di piccole speculazioni che poi si sono ricollegate perché comunque abbiamo seguito per bene il gioco, la storia e tutto quanto. Però io mi immagino che veramente una persona che arriva a questi DLC, che sta una via di mezzo, diventa veramente un puttanaio perché tu vedi Elizabeth morta senza dito, però lei ce l'ha poi tutta la questione di Parigi, tutti i flash, diciamo che comincia a diventare un bel groppone da tenere sotto controllo. Se poi la vado a vedere per adesso come si sta sviluppando e come penso che si svilupperà, assolutamente una figata. Cioè mettere a confronto, che ne so, Bioshock 1 e 2 con quella di Infinite non c'ha senso perché sono proprio tematiche molto differenti. Sono molto molto differenti. Quindi nel complesso Infinite se lo smangiucchia totalmente perché è molto figo. Però cazzo, eh. Ti capisco, io se non ci fossi tu non ci capirei niente. No, ma infatti stasera pure, se hai notato, ci sono stati dei momenti in cui mi sono fermato perché c'è stato proprio le informazioni che si andavano ad infilare in dei tasselli che tu dici porca troia, no? Come poco fa che ho detto ah cazzo, come salva Sally dando una mano a Jack. Come dai una mano a Jack dando una mano a Fontaine? Bellissima. Cioè, diciamo che se tu poi vai a vedere Bioshock Infinite nel toto, in modo oggettivo, nel toto del gioco, li surclassa in una maniera gli altri due perché non gli puoi dire proprio niente. Penso che in realtà nella preferenza vada molto come si è fatti come persona. Questo l'ho visto anche oggi sul gruppo, mi pare forse Hemlock e qualcun altro stavano chiacchierando questa cosa proprio, ma io penso che i Bioshock sono veramente tanto 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 personali perché c'hanno, soprattutto il primo e il secondo, talmente tante chiavi di lettura che puoi avere, che ti ci si mettono in mezzo anche i tuoi valori e compagnia, che è veramente difficile quando si sta a chiacchierare tra amici il dire no, guarda, questo è il migliore, questo è il peggiore. Se si guarda sotto il punto di vista oggettivo, Infinite se li mangia fortissimo sotto il punto di vista grafico, sotto il punto di vista di regia, l'avanzamento tecnologico, il gameplay, la storia che comunque per quanto complessa riesce a ritornare molto molto bene. Io capisco che sicuramente la maggior parte delle persone hanno visto sta trama, hanno detto vabbè, il solito mega pippone astratto, però stranamente torna bene, e quando si mettono in mezzo i viaggi nel tempo e compagnia è difficile far tornare bene le cose. Personalmente il mio preferito è il 2. Io per questo dicevo prima, se io vedo proprio la base Emperor, a me il 2 è quello che piace di più, cioè mi avete imparato a conoscere, a me quelle dinamiche padre figlia, il personaggio che pur di riacchiappare la figlia e muore a Rapture, rimane a Rapture, però nel finale c'è Eleanor che lo assorbe ed è l'unica persona che veramente ha assorbito, quindi ce l'avrà sempre dietro la testolina che gli parla. Cioè, quella è una roba che a me proprio mi scalda il cuore. E quella è proprio una roba che mi piace. Come nel primo tu potevi farlo con le sorelline, nel secondo no, tu lo fai effettivamente il Big Daddy. Quella è una cosa che adoro. Poi, se devo essere oggettivo, Infinite ovviamente è da un'altra parte, ma è normale, hanno pure i loro anni di differenza. Però infatti preparatevi, perché quando noi vedremo il finale di Infinite ci sarà una sorta, non dico di recensione, perché vi ho fatto vedere il mio punto di vista sulle recensioni, non posso, non sono in grado di farle, ma finito Bioshock facciamo un bel punto della situazione, perché veramente Bioshock potrebbe essere, anzi, non è potrebbe essere, adesso lo è, una delle migliori saghe videoludiche di sempre. Riesce a cacciare sul tavolo delle cose, sempre a migliorarsi, sempre a cambiare, sempre a modificarsi, mantenendo però sempre lo stesso mood. Veramente, è un cazzo di diamante. Come grafica è tutto nulla da dire su Infinite, ma personalmente penso che la storia sia troppo complicata. Infatti è quello che stavo parlando prima, Emperor, è che
se non riesci tanto a stargli dietro, a un certo punto diventa un ammuccio di gente che salta da una parte all'altra con le varianti e costanti e il puttanaio. L'avessero mantenuta molto più semplice, sempre questa cosa dei viaggi nel tempo, però già che ti davano magari molto di più una base, che tra l'altro l'hanno fatto anche nel DLC, e nel DLC potevano benissimo far fare due versi a Elizabeth. Elizabeth ha detto proprio specificatamente: è questa, sono io di un'altra cosa, gordidino, l'ha fatto spiegoncino, perché sennò veramente i DLC esplode la testa.